Mister Durastante, una bella vittoria contro una delle squadre che viene data per la migliore del campionato, viene accreditata come una delle vittoriose del campionato. Bellissima vittoria, della quale siamo contentissimi. E hai detto bene, una bellissima squadra che ha giocato a pallone dal primo all'ultimo minuto, mettendoci anche in difficoltà, non tanto al primo tempo dove abbiamo fatto meglio noi, ma nel secondo non ha smesso di giocare e noi dobbiamo dire la verità, siamo stati bravi e anche un pizzico fortunati a chiudere la partita in vantaggio. Il nostro portiere insomma ha fatto un paio di parate, salva risultato, e sono convinto che al di là dei pochi punti in classifica che adesso ha Zamariola, alla fine la vedremo in alto in classifica. Per quanto riguarda la sua squadra, una vittoria, però comunque un'infermeria che si è un po' riempita, come stanno i suoi ragazzi, che cosa è successo? È successo in queste due settimane, siamo stati colpiti un po' dalla sfortuna e diversi giocatori hanno subito degli infortuni pure abbastanza gravi. Domenica Stefano Ludovici, un nostro centrale difensivo, ha subito la lesione del crociato e oggi Mattia Gizzi, il ragazzo che poi ci ha portato pure in vantaggio, ha rotto il polso, se non lo scafoide, ancora non ho notizie in merito. Però questo, lo sport è come la vita, quello che capita uno si prende e cerca di cambiare, come ho detto ai ragazzi poi dal primo al secondo tempo, questa sfortuna, infortuna dipende sempre da te, invertire un po' la rotta. State ben figurando il corso di questa stagione, un pensierino a quelle che possono essere le posizioni importanti, ce lo fate oppure aspettate gli eventi? È anche presto per parlarne? Sicuramente presto per parlarne, siamo una buona squadra, la New Team già negli anni passati ha fatto bene, ha dei ragazzi che hanno fatto settore giovanile, che sanno giocare a calcio e sono stati 2 anni ben guidati da Alberto Salomone. Quest'anno abbiamo acquistato 3 ragazzi che sicuramente negli anni passati hanno fatto altre categorie. La squadra si è abbastanza rinforzata, ma le ambizioni, partita dopo partita, c'è la voglia di divertirsi insieme. Poi a fine campionato si tireranno le somme.